Ciao agli amici di Android Blog, siamo con Rosario Casillo, responsabile tecnico di Nokia per l'Europa. Rosario, come si approccia Nokia al mercato Android? Ok, buongiorno a tutti. Innanzitutto oggi qui al Mobile World Congress Nokia ha lanciato una nuova famiglia, che è la famiglia Nokia X, che è la famiglia entry smartphone di Nokia, che dà la possibilità agli utenti di poter, appunto come dicevi tu, scaricare e far girare applicazioni Android sui propri dispositivi, oltre che di usufruire dei servizi Nokia e Microsoft. Oggi noi abbiamo lanciato tre nuovi prodotti che possiamo vedere qui, che sono Nokia X, Nokia X Plus e Nokia XL. Tutti questi prodotti ovviamente presentano un design che è semplice e pulito, ma allo stesso tempo accattivante, perché grazie alle cinque diverse colorazioni di cui dispongono i dispositivi è possibile anche avere delle cover intercambiabili, quindi l'utente ha la possibilità di cambiare il colore del proprio smartphone. Come avete potuto notare, qui notiamo due micro SIM slot, quindi si tratta di dispositivi dual SIM, oltre che allo slot micro SD che dà la possibilità di estendere la capacità del proprio dispositivo, che è già di suo di 4 GB di memoria. Mi chiedevi del passaggio al mondo Android. Ovviamente Nokia è attenta alle esigenze sia dei mercati in veloce crescita, soprattutto della parte dei mercati emergenti, e allo stesso tempo ai mercati occidentali di cui l'Italia fa parte. E abbiamo notato che c'è una forte necessità da parte di giovani, soprattutto dei giovani, di avere degli smartphone che abbiano un prezzo molto competitivo e che allo stesso tempo siano sinonimi di smartphone di qualità. E quindi grazie al brand di Nokia diamo la possibilità a questi utenti di poter utilizzare degli smartphone di questo tipo, oltre che di poter far approcciare questi nuovi utenti sia ai servizi di Nokia che ai servizi Microsoft. Ora, come possiamo notare, all'interno del Nokia XL, che si differenzia rispetto agli altri due per la dimensione dello schermo, questa volta da 5 pollici, e della fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash, oltre che ad avere una fotocamera anteriore da 2 megapixel, pure sebbene abbiamo utilizzato un nuovo sistema operativo, abbiamo cercato di rendere familiare l'esperienza dei nostri utenti a quella che si ha con i lumi, e quindi abbiamo un home screen questa volta fatto da Tile, rispetto a sistemi Android che sono presenti sul mercato ad oggi, e questa home screen è possibile customizzarla molto semplicemente spostando le tile, ingrandendole, riducendole o raggruppandole, proprio come si fa all'interno dei sistemi Lumia. Quindi prodotti nuovi, innovativi, di ottima qualità. Cosa ci dici sui prezzi? Allora, abbiamo lanciato questi prodotti a livello globale, e quindi i prezzi che abbiamo fornito qui sono dei prezzi che fanno riferimento al mercato globale, tasse escluse, senza sovvenzioni, e si parte da 89 euro per il Nokia X, 99 per X Plus e 109 per XL. Ovviamente parliamo, ripeto, di prezzi legati al mercato globale, e quindi avranno variazioni nei vari mercati all'interno del quale poi verranno lanciati. Ma sicuramente prezzi competitivi, e che si trovano e che cercano appunto di aggredire quel segmento di mercato che attualmente è occupato da Android di fascia bassa. Ok, ti chiedo l'ultima informazione. Prezzi competitivi, ottimi prodotti, come ci relazioniamo quindi a questo punto con gli sviluppatori Android, che tra l'altro è un argomento ormai molto sentito, le applicazioni Android, come sappiamo, sono tantissime, forse una pecca di Windows Phone era proprio il lato delle applicazioni. Come questi smartphone risolvono questo problema? Certo, ovviamente come dicevamo prima, questi smartphone danno la possibilità agli utenti di poter scaricare e far girare le applicazioni Android, applicazioni che vediamo, alcune delle quali già precaricate,
sia in termini di giochi che di utilità. Vediamo il file manager che ci dà la possibilità di accedere ai file che abbiamo sulla memory card, sulla quale potremmo avere applicazioni Android, quindi file di estensione .apk che è possibile installare direttamente dall'SD card, piuttosto che servizi legati al cloud e quindi come OneDrive. Inoltre abbiamo la possibilità sul precaricato nel dispositivo dello store Nokia. E questo, il Nokia Store è una grossa opportunità per gli sviluppatori Android, perché dà la possibilità da un lato di utilizzare il concetto delle applicazioni freemium e quindi il try and buy, e soprattutto di utilizzare quello per cui Nokia attualmente è un leader ancora, che è legato all'operator billing, e quindi gli utenti avranno la possibilità di acquistare le applicazioni utilizzando il credito della propria SIM piuttosto che utilizzare la carta di credito. Un ulteriore modo per poter scaricare applicazioni Android è ovviamente quello ormai noto e soprattutto ai vostri telespettatori, legato agli store di terze parti, e quindi su questo dispositivo è possibile installare store come Yandex piuttosto che OneMobile o Android. Quindi vasta gamma di applicazioni, prodotti di qualità, servizi Nokia come Nokia Hear e Nokia Mix Radio, che danno la possibilità di offrire navigazione gratuita e streaming di musica gratuita, e ovviamente servizi Microsoft. Quindi su questi prodotti avremo precaricato Skype per le videochiamate, piuttosto che Outlook o piuttosto che OneDrive. Ringraziamo quindi a questo punto Rosario, che ci ha dato questa carrellata veloce su questi prodotti, e quindi a questo punto non ci resta che provarli questi prodotti per vedere come Nokia effettivamente entra nel mercato Android dopo una lunga diatriba che c'è stata dietro a questi prodotti, al Nokia X.